Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati in questo episodio di Expeditions Viking. Lo scorso episodio è stato abbastanza lungo, ma è stato anche molto toccante per tutti i saluti che abbiamo dovuto fare e per tutte le persone che abbiamo dovuto lasciare qua a casa. Prima di partire, però, vorrei vedere solo un attimo di decidere che cosa fare delle nostre provviste qua. Allora, vorrei fare qualcosa di potere perché per aumentare un po' il discorso, insomma. Questo fa uno stronghold, questo fa un mid-hole. Più 4 power. Questi sono tutti power, questo è prosperity, questo è più 8 power. Delle palizzate più forti, costano 100 di legno. Facciamo che potenziare questo qua dei valuable, forse. Quanto costa? 50 di legno. Forse abbiamo sbagliato, però i traders forse erano migliori qua, ma vabbè. Facciamo un muro più rinforzato, dai. 2 settimane però. Mentre invece il coso qua quanto sarebbe? Una settimana, e se noi mettessimo questo? Sempre 2 settimane. Facciamo questo che è una settimana. Dai, va bene. E siamo pronti a partire. Conti la tua ciurma. Tutti sono a bordo. Si stanno abituando alla nave e toccano il legno e controllano le funi. Quelli che hanno gli scudi li mettono negli slot accanto. E invece gli oggetti personali sono messi sotto le tavole. Prendi il posto sedere in base alla tua stazza e alla tua forza e ti giri ad aspettare. Non puoi più ritardarlo. Hai bisogno di prendere un portabandiera, Bannerman. Il titolo di Bannerman denota la persona più fidata di tutta la tua ciurma, il tuo secondo in comando, da chi ti aspetti un po' di più, ti aspetti un po' di più di quello che facciano gli altri membri della tua ciurma. Io metterei Nefia. Metterei Nefia come seconda in comando. Perché è vero che Aslafer lo vorrebbe. Ma Nefia mi è sempre stata fedele e siamo cresciuti insieme. È importante per il nostro villaggio, quindi sceglierei Nefia. Ti servirò bene, Mazzetes. Ti seguirò fino al Valhalla, se dovessi. Hai la mia parola. Sono tutti ancora a portata di orecchio se dovessi fare qualsiasi discorso. Allora, prima cosa dice? Grazie per... Fare la prima.
Grazie a tutti per esservi uniti a questa spedizione. Nessuno di voi mi deve la sua alleanza, ma molti di voi avrebbero ragioni per stare qui. Eppure avete scelto di lasciare la vostra casa e i vostri amati e seguirmi nel grande pericolo di una terra lontana. La ciurma si guarda, annuisce e sorride. Sono tutti circondati da persone di cui possono fidarsi. Non deluderò la fiducia che avete posizionato in me. Le vostre vite e la vostra salute sono il mio impegno principale. Vi preoccupiamo tutti di ricchezza e gloria. Ma cosa ci serviranno se non saremo vivi e non staremo bene per godercele? Rido. Tutti noi su questa nave, da oggi e in avanti, siamo fratelli e sorelle di guerrieri, insomma, come guerrieri. Dobbiamo guardarci l'un l'altro e, cioè guardarci, dobbiamo fare attenzione l'un l'altro e dobbiamo rischiare le nostre vite per ognuno di noi. Intanto che staremo insieme, torneremo sani e salvi. Si danno delle pacche sulle spalle, tutti sulla spiaggia applaudono e vi acclamano. Qualunque foste voi, qualunque cosa foste voi prima, ora siete dei vichinghi. Ok, fa molto rumore sia la ciurma che la terra. Ci sediamo e partiamo verso le isole britanniche. Ah, già, ancora 10 minuti, ci sono passati praticamente i dialoghi. Ok. Adesso la mappa è molto più grande. E dobbiamo tornare anche entro quella data. Qua dobbiamo andare. Prendiamo i soliti, direi. Ok, sbarchiamo già direttamente. Ci sto. Ma quindi immagino che dalla mappa di navigazione potremmo andare in vari posti, varie cose. Adesso ci spawna in un'altra mappa? No, siamo proprio in un'area. Ok, ci sono delle persone a terra che ci guardano un po' preoccupati. Vedo un sentiero che porta alle colline a sud, ci stanno aspettando. No, loro sanno che stiamo arrivando, ma non stanno aspettando noi.
fossimo venuti per le ricchezze, direi che le abbiamo trovate. Guardate quella fortezza. Sappiamo di attaccare quello. Spero che questa costa sia indifesa come dicono le voci. Ora che può provvedere a un edificio come quello, può anche permettersi di mantenere dei guerrieri per proteggerlo. Non è una fortezza, penso. Ha un'area di santità. Potrei sbagliarmi, ma state andando troppo avanti. Non viene del fumo da quell'edificio. C'è un villaggio oltre quella collina. Dovremmo andare a salutare. Ok, andremo a esplorare un attimo. Il resto di voi tiri sulla nave in secca e faccia un campo. Ah, questi sono gli altri. Eidis, Valas, Vayne e Seomer. Allora, sappiamo qualcosa di qua? No. Allora, ha detto che c'era una. Ah, qua c'è gente che scappa. Ovviamente non sanno chi siamo. E la nave è. Nave abbastanza da guerra. Lui direi che se c'era là della gente che scappava, direi che invece qua non è il posto dove dobbiamo andare. Per cui esploriamo un po', raccogliamo un po' di robe e poi andiamo a vedere lassù cosa c'è da fare. Ok, sì, andiamo in là. Qui c'è una barca da pescatori abbandonata. Là c'è una strada che porta su. E qua ci sono. Sembra una casa da pescatori abbandonata. Ah, ok. Qui cosa fare? Serve per portare più oggetti in combattimento. Noi non abbiamo mai usato in realtà gli oggetti. Dovremmo studiarceli, cioè dovrei studiarmeli un po' per bene. Qua c'è qualcuno? Chiunque fosse qua è scappato di corsa vedendo la tua nave. Ma qua c'è un posto per spostarsi. Quindi, ok, abbiamo bisogno di prendere cavalli per esplorare la zona. Possibile, non vorrei fare il vichingo razziatore, però. Guardate che bel posto. Sono questi. Il gruppo che ti intercetta sembra una folla arrabbiata, visto che hanno più che altro dei forconi. Un uomo di mezza età si fa avanti. Ha una vera lancia e parla in una lingua che risuona qualcosa nella tua mente, ma non riesci a capire che cosa intende. Li saluto pacificamente. Quello che chiami l'emissario rifà il saluto, ma non lascia la lancia. Fa delle altre sentenze, ma non riesci a capire di più di quello che ho detto all'inizio. Ketil si avvicina. Penso di capire. Capisci che cosa stanno dicendo? Molto. No, un po'. Ci stava chiedendo chi fossimo e da dove venissimo. Ora penso che ci stia chiedendo di andare con loro. Come puoi capire? Non hai mai lasciato Skiern in tutta la tua vita? Penso che Odino abbia deciso di garantirmi la possibilità di
soprassedere al problema della lingua. Perché dovrei mentire? Ok, di loro che ci mostri una strada e poi accertati che non vogliamo problemi. Non so come dirlo, ho capito il significato, ma non so parlare il loro linguaggio. Il comitato di accoglienza sta ascoltando i vostri scambi e ora stanno facendo delle discussioni ferventi tra di loro. Aspettano di arrivare a qualche conclusione. Un ragazzo giovane si allontana e ci sono alcune dichiarazioni che sono trasmesse dall'emissario. Ci dice di stare, aspettare. Qualcosa a proposito di un uomo saggio. Stanno andando da qualcuno che possa aiutarci. Ok, faremo come chiedono. Vediamo cosa hanno intenzione di fare. Passano alcuni minuti tesi. Gli sguardi sono seri e tesi. Ok. Finalmente ritorna il ragazzo con un uomo. Alto. Ha dei sandali tutti rovinati. Si avvicina, abbassa il suo cappuccio e vi dà uno sguardo. Vengono scambiate un po' di parole tra lui e l'emissario. Poi l'uomo con la tunica chiede. Si avvicina e si presenta con un accento sassone molto forte. Dominus Vobiscum, stranger. I am Brother Morcant. I have given my life to studying the ineffable beauty of God's work. Ok, fratello Morcant, studia le bellezze di Dio. Visto che siamo vicino alla Sassonia, riesce abbastanza a capire e puoi rispondergli. Sono Mazzetes, figlio di Meginbjorn, e questo è il mio seguito. Dimmi, Laford Mazzetes, da dove vieni? Da Wens? Non lo so. Cosa voglio dire? Uno, come mi hai chiamato? Lafford è un'espressione di rispetto nel nostro linguaggio. Significa. Significa capo della casa. Dimmi, che cos'è questo edificio in cima alla collina? Oh, il convento è una casa di Dio. Non ha nulla di interessante per voi, non ve ne preoccupate. Ah, siamo venuti da Skjern, nella costa est dello Jutland. Credo che conosciamo la vostra gente come i danesi. Siamo danesi o juti o semplicemente nordici. No, Norse. Direi due. Questo è uno dei nomi con cui siamo conosciuti. Noi siamo Angli e questo è il regno di Northumbria. Io sono un monaco, un servente del re. No, Lord forse qua intende Dio. E ho uno scolaro che studia culture, lingue e fedi. Ok, rassicura quelli dietro di lui. Posso chiedervi l'obiettivo del vostro viaggio?
Direi la seconda, perché se dico che stiamo cercando alleati che abbiamo dei problemi a casa, ci pensano che siamo deboli e tutto, invece diciamo che siamo qua per scoperta e commercio. Penso che fossimo qui per costruire alleanze per il nostro feudo con Yell, per il nostro problema con Yelling. Questo è quello che hai detto a Skiern. Molto bene. Facci, fai che ti accompagniamo da Maokolin, il Gerefa di questo posto. Ok. Seguiamoli. Guarda come corrono veloci questi. Oh, ma hai detto di seguirvi, ma... Ok. Ok, di sicuro il capovillaggio si può distinguere perché sembra davvero che abbia passato parecchio tempo. È saggio e vecchio e ben vestito. Il mio nome è Maokolin, sono il Gerefa di questa città. Hey Loxel, il mio nome è Mazzetes, vogliamo acquistare provviste e cavalli. Stai Norse? Abbiamo avuto dei visitatori dalle vostre terre in precedenza. Non sai se usa visitatori come eufemismo per dire barbari. Omicidi, saccheggiatori. Andrei con la prima. Mi racconteresti cosa è successo con le ultime persone che avete incontrato nella nostra razza? Una nave più o meno come la tua è arrivata a una piccola isola più a sud di qua. Il Gerefa di quel posto li ha scambiati per mercanti e li ha portati a Eoforvik. Ma una volta che li ha lasciati, hanno ucciso lui e tutta la sua gente. Siamo stati fortunati che non sono venuti qua. Avuto paura del loro ritorno da quel momento. E ora tu sei qui. Cosa dobbiamo pensare di questo? Non siamo saccheggiatori, siamo persone di onore e siamo qui in pace. Non metterei mai in questione il vostro onore, ma se devi andare altrove, non possiamo aiutarti. Non so, andrei con la prima. C'è nulla che possiamo fare per guadagnare la tua fiducia? Se posto non è una semplice questione di fiducia o anche di volontà. Questo villaggio non ha cavalli. Loro sono davvero troppo poveri e non hanno ricchezza per il quale potete commerciare. Una banda di fuorilegge ha dato problemi al villaggio di recente. Si sono accampati vicino a un incrocio qui accanto e attaccano spesso le fattorie o derubano i mercanti che entrano o lasciano la città. Stai suggerendo che ci occupiamo di questi banditi? Può essere effettivamente l'opportunità di cui hai bisogno, se capisco cosa stai cercando. Se dovessi occuparti dei banditi e riunire i popolani, cioè riportare i popolani i loro possedimenti, di sicuro avrebbero le possibilità di darti quello che stai cercando.
E che possibilità hai di dimostrare meglio che guadagnano, che cioè che sei meritevole della loro fiducia? Mawkurin appoggia il piede al terreno e crocia le braccia, mentre voi due parlate in una lingua che lui non può capire. Quando si interrompe... No, quando ti interrompi, interviene e Morkant ricomincia a tradurre. Devo avvisarti, come Gerefa di questa città, rispondo a King Osred. Chiunque entri qua, sei sicuro che il King, che il re, lo sa. Molto bene. Proveremo questa gente che non ha nulla da temere da noi. Ok, il monaco traduce. Se devi affrontare questi fuorilegge, ti dà noia se venissi con te? Con che obiettivo? Penso che scoprirai che posso occuparmi di me stesso. I miei viaggi mi hanno portato lontano, ma non puoi andare così lontano senza sapere una cosa o due di come ci si difende. Va bene, basta che tu stia indietro quando inizia il combattimento. Puoi contare su di me. Ok, adesso abbiamo opzionale di andare a combattere questi banditi, ma visto che è passato tantissimo tempo, scopriremo nel prossimo episodio cosa succede. Quindi io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.